Ecco, Presidente, Milano ha vissuto per l'ennesima volta questo weekend dei cortei no Green Pass piuttosto complicati e sofferti, diciamo. Lei come Presidente di Regione è preoccupato? Si può fare qualcosa a livello di Regione? Ma guardi, io credo che la cosa importante da fare è evitare che questi cortei possano diventare un potenziale focolaio, perché il fatto che siano partecipati da persone che non sono vaccinate, che non utilizzano la mascherina, credo possa essere qualcosa che dal punto di vista sanitario può essere pericoloso. E poi non dimentichiamo che io credo che si debba rispettare anche il lavoro dei commercianti, dei tanti commercianti che hanno nel sabato la giornata che dovrebbe essere di maggior incasso, e quindi impedirglielo o ridurre loro la possibilità di svolgere il loro lavoro credo che non sia giusto. Credo che perciò da questi due punti di vista debbano essere valutati queste manifestazioni. Io sono per la libertà di espressione di ogni tipo di forma di dissenso, però nel rispetto anche di certe regole e di certi altri principi. Presidente, se dovesse scegliere un messaggio, un solo messaggio per convincere chi non si è ancora vaccinato oppure per vaccinarsi per la terza dose, che cosa direbbe? Che i numeri sono la più grande rappresentazione. Io non sono uno scienziato, non mi permetto di fare valutazioni sul valore dei vaccini. Io dico che i numeri ci dimostrano come chi più si è vaccinato ha dei risultati migliori. La Regione Lombardia, che è quella che ha avuto la più alta percentuale di vaccinazioni, è quella che sta avendo i risultati migliori come infezioni, come occupazione degli ospedali, credo, come anche le stesse. Io credo che quindi si debba fare una valutazione di carattere statistico. Credo che sia fondamentale, vedendo poi d'altro lato come nel resto dell'Europa invece le nazioni che si sono vaccinate poco, le nazioni che hanno interrotto la vaccinazione, stiano avendo invece quindi anche le conseguenze negative. Quindi anche l'affermazione di certi sostenitori della non necessarietà del vaccino, che dicono ma il virus sarebbe attenuato per conto suo, sono smentite da quello che sta succedendo nel resto dell'Europa e del mondo.